Io prima di tutto ringrazio Elena perché ha voluto che io partecipassi a questa bellissima iniziativa. Sono venuto un po' in ritardo perché contemporaneamente al Ministero dell'Istruzione si svolge un altro momento molto importante che riguarda le esperienze concrete di alternanza scuola-lavoro, che non è così lontano da questa tematica, però era in coincidenza, quindi io mi sono dovuto dividere. Quindi per questo mi scuso anche di non essere arrivato prima. L'aver scelto questo tema e quindi il grande tema della cittadinanza e della educazione alla legalità rivela una, non l'aver scelto da parte di Elena, ma come si fa in questi casi da parte di, per esempio, anche delle iniziative in Brianza, rivela un certo imbarazzo, il fatto cioè che si cerca, penso, di coprire in questo modo un vuoto dell'attività educativa di istruzione nel nostro paese. E il punto di partenza è inevitabilmente, credo, questo, l'obiettivo di coprire un vuoto. L'idea che per tradizione noi abbiamo assorbito l'attività educativa in una assoluta prevalenza di una funzione trasmissiva delle conoscenze e quindi un ipercognitivismo che considera formazione culturale soltanto il possesso disciplinare della somma delle discipline. L'orario della nostra scuola che si svolge solo al mattino, salvo piccoli episodi che non rilevano, e che è una cadenza di una somma di discipline che non si incontrano mai, e che mette al centro, come era inevitabile e giusto, la funzione docente, intanto in quanto però titolare di conoscenza della propria disciplina, non prende in considerazione, nella tradizione, la circostanza che la formazione culturale e della personalità del discente non può, è vero, non basarsi prima di tutto sulla conoscenza disciplinare, perché chi non sa l'italiano, la matematica è ignorante e non ci riguarda, ma chi sa soltanto l'italiano e la matematica non è un cittadino, perché il filtro della formazione civica, cioè dell'appartenenza responsabile ad una comunità, peraltro democratica, che quindi richiede partecipazione, e non soltanto ogni 5 anni, scegliendo su una scheda, questo tipo di formazione, dicevo, non ci offre la possibilità di una formazione integrale dell'individuo, del suo collocarsi nel mondo dei dotti, che io continuo a dire, vedrete che lo ripeterò perché sono sicuro che qualcuno mi appiccicherà l'etichetta che io sono dell'idea di non studiare le materie, e questo, badate, una bestemmia che non vorrei neanche sentire pronunciare da lontano, ma è l'esclusività della definizione della formazione culturale e della persona che invece offende, perché nella migliore delle ipotesi, dove c'è stato un grande successo dell'apprendimento disciplinare, le statistiche ci dicono che poi
anche nel corso degli studi universitari che seguono, noi abbiamo formato una burocrazia con le caratteristiche della burocrazia italiana, mentre noi abbiamo bisogno di formare cittadini che hanno una base cognitiva solida, ma che sia attraverso lo studio di ciascuna disciplina, che anch'essa offre delle opportunità di approccio più ampio, sia con un'integrazione dell'offerta formativa affidata ad altri strumenti formativi, di formare il cittadino responsabile. Io leggo questa formulazione, educazione alla legalità, forzando un po' la formulazione stessa, che altrimenti il rischio è che noi vogliamo parlare solo di mafia, cioè della violazione della legalità, che in Italia ha degli episodi conosciuti almeno altrettanto quanto la pizza nel mondo, emblematici, drammatici, ma che non assorbono in sé, se non gli aspetti estremi, drammatici appunto, della non legalità. Il termine legalità quindi rischia di provocare un equivoco se non si specifica che cosa si voglia dire. Infatti io sono più affezionato all'idea del diritto più che della legalità, però so che questo è un termine ostico e prima di uscire dalle facoltà di giurisprudenza farà ancora molta fatica nella cultura italiana, dominata da un idealismo di cultura puramente spiritualistica. Il problema che noi abbiamo quindi è quello di educare alla regola. Se il frutto di questo lavoro fosse quello di formare una coscienza civica tale per cui se un gruppo di persone sta in una fila a fare la fila, non si stima molto il furbo che da ultimo li scavalca tutti e si mette davanti, perché questo è un episodio indicativo di questa cultura dell'italiano scapigliato e simpatico, perché trasgredisce permanentemente. Il problema è il valore della regola nella vita sociale e nella formazione individuale. E questo ha bisogno subito di una specificazione ulteriore. Io cercherò di decodificare questi termini, perché altrimenti noi prendiamo iniziative molto meritorie che però poi orientano ad un determinato risultato parziale. Il rischio invece della cultura della legalità italiana è quello dell'eccesso di formalismo. E c'è nella cultura giuridica uno scontro teorico molto serio da sempre fra il formalismo e il non formalismo della cultura giuridica e della cultura istituzionale e quindi del rispetto della regola. Non perché si possa stracciare una regola perché appare troppo formale, perché la regola, la legalità è prima di tutto forma, si esprime con una espressione formale, non si può trascurare, è intrinseco la cultura della norma, del diritto, della legalità, della regola di comportamento, il dato formale. Quindi anche qui non voglio essere confuso con coloro che dicono che se ne importa, queste sono forme vecchie, superate, cerchiamo di fare alla buona, che poi vuol dire alla cialtrona. No. Però è anche vero che l'eccesso di formalismo inaridisce il rapporto con la regola e non cerca di penetrarne la motivazione più profonda. E l'educazione alla legalità deve motivare questo accesso e deve fare in modo che la credenza nella regola non sia fideistica, coranica, ma sia laica e quindi razionale, perché l'educazione alla legalità ha una base razionale inevitabile.
che tende a penetrare l'insieme di regole, a comprenderne il costrutto. E questo ci deve attrezzare in questo campo. Noi partiamo dall'idea che i nostri studi sono stati nel passato prevalentemente, diciamo così, linguistico-letterari nella scuola, prevalentemente, no? Salvo che la matematica non si è mai potuta accantonare, c'è stata qualche intemperanza in questo senso, però se poi capito che saremmo usciti dal mondo civile, noi se non avessimo avuto questa componente essenziale della formazione mentale di ogni cittadino, non dei futuri matematici, come per la lingua propria, come per la letteratura, per la storia, ma non molto di più.